Con la nudge della patch 14.5 che con me per Lux, per chi non conoscesse uno dei miei moderatori, è praticamente c'è sempre quando il canale è aperto. E facciamo un attimo la nostra analisi al volo. Come sempre, ho smesso di spoilerarmene, in parte perché sul render attualmente non funziona più, e quindi la mia fonte di informazione è visibilmente calata, ma non solo. Ricordiamo che i contenuti, le sto registrando 6, che mercoledì, sono già disponibili. Sono le 21.36, alle 21, sì, sono già disponibili. Tempistiche split classificate. Fine lo split 1 il 14 maggio. Inizio lo split 2 il 15 maggio, ok? Quindi di solito 12 ore. E basta, fanno solo due split. A quanto pare, perché finendo per maggio Ah sì, sono 5 mesi, te ne tieni 5 uno di mesi da 5 buono, mesi. a meno che non facciano due mini split da 3. Boh, molto strano, due mini split da 3 Non lo sarebbe. so, non sa neanche più loro che cazzo fare con i rank, ve lo dico io. Velvet! Bug di solito, è stato bug per il quale Velvet otteneva 3 cariche per ogni mostro vuoto epico, ora ottiene correttamente 2 cariche epiche. Piccolo, piccolo! Come bug. E la E, riduzione danni della E, viene passa da 42 a 70, da 35 a 55. Questa è grossa. Questo è un buff grosso. Significa praticamente che Considerando impara che ad andare Velvet bene non... adesso Velvet. Esatto, e non è un non era neanche prima un pick così forte. Diciamocelo. Brand, danni ai mostri da 200 al 215%. Ho capito, lo gioco jungle, l'ho capito. Danni per colpo della R, dopo primo rank va a perdere 25 rank e va per ad aumentare la ricarica di 5, 10, 15 secondi. Letteralmente perché a quanto pare Brand Jungle la gente lo usa e quindi è felice la Riot. C'è un piccolo problema: Brand Jungle l'unica cosa che fa quando ingaggia è premere soltanto la R Eh e sì, eh beh. gli esce con due item e Anche finisce nella perché è zona. applichi sta barn e quindi tu puoi mettere la Q addosso a qualcuno. No, neanche quello. La gente letteralmente arrivava in lane, premeva R e con i due item che aveva Ah beh sì. finito, quindi la Malignance e la maschera e gli Andri, shottava una di carry o un support. E tra un po' anche un top laner. Tank. Bom. Evelynn, danni di Evelynn va a perdere 5% di scaling col potere magico, è grossa questa. Le bide delle bei quintetative di AD. Perché? Perché c'è un piccolo item che io l'ho detto la prima volta che l'ho letto, che è la bacchetta di merda. E quindi Spiegato tutti che il tutti 5% dei danni 5% di danni sono la Q. ogni volta che premi Q. Quindi su tutte e tre le Q. L'impatto e le 3 Q sono 4 riduzioni di danno. Così. Jarvan, crescita armatura 4.8-5.2, ricarica della Q, va a perdere un mezzo secondo a Rak. Dal Non sono un quartiere grosso fan di spawnato. questo cambiamento, eh. Diciamo Lo giocano più che lo top. spinge Jarvan in qualche Eh modo. sì, però così lo spingi top. Perché gli hai dato un item, una roba da poke. Boh, un cambiamento che non mi piace, detta come verità. Kayn, passiva, bonus Dark, guarigione che da 25% ora 2500 più 0.5 ogni 100 sedute bonus. Ve lo dice anche la Riot che se fate quello rosso dovete buildare off tank, Bruiser. Smettete di giocare Vedevo Lethality si quello giocava rosso. Lethality Kayn sia rosso Sì. che blu. Forma Darkin, guarigione 65% dei danni inflitti, 75% dei danni inflitti con l'R. Comunque, fidatevi, cioè, non è efficiente, era stupido perché facevano rosso perché andava fatto rosso, ma giocato Lethality è stupido. Con blu l'applicate 20 volte meglio. Cioè, cavolo, avete la possibilità di scegliere, sfruttatelo. Kog'Maw.
Passiva, velocità di movimento bonus che da 0,40 passa a 10,50 nell'arco di 4 secondi, quindi vi arriva più come terreno a esplodervi addosso. È un cambio che ha una valenza abbastanza limitata. Lo sputo. Scusatemi. Il tempo di lancio da 0,25 ora corrisponde a fare alla finestra temporale auto. Questo è un reset auto attack. Questo è molto pericoloso. Lei è melma del vuoto e rallentamento che dal 30 al 50 passa da 40 a 60, un 10 flat percentuale, tanto 60% di slow con una mitraglietta come può essere Cogmo è pericolosissimo. R artiglieria vivente va a avere un 10% in più di scaling con la D e basta. Un bel cambio, non è messo male Cogmo, giocato bene, molto forte, gli hanno dato una mano. La modifica della E un po' mi spaventa. Dopo Velux, se vuoi aggiungere qualcosa a quello che dico, sempre disponibile. Sì. Ma ok, velocità di movimento base a 335-330, danni bonus ai mostri da 80 a 160 passa a 120-160, quindi più alto in early. Avanzata turbinante, ricarica della W da 13 a 9 a 14-10. Ve lo spiego io questo cambio. Non voglio che lo giocate support, perché support è... io lo banno attualmente, perché non c'è counterplay. Questa modifica è molto carina nel dire giocatelo jungle. Questo è uno schiaffo in faccia a chi lo gioca support dicendo giocatelo jungle. È una modifica di merda però, perché l'unica forse cosa che forse impatta è il secondo in più. Ma è quel 5 di movement speed che vi permette di ingaggiare in modo meno efficiente. E quindi tanto vale che... il ragionamento immagino che sia non sia più così efficiente a raccorciare la distanza nel modo corretto per fare la W e gaggiare, ma in jungle non ti serve perché hai degli spazi e delle finestre di engage molto più ampie. Buonasera a tutti. Nidalee, velocità di movimenti base 340 passa 335 e i danni bonus ai bersagli braccati dal 40 passa al 30%. Ragazzi, io non avrei mai pensato di dirlo, ma è un cambiamento sensato, perché ho avuto una nida in team in rank dell'altro giorno che ha fatto i buchi. Non solo da in Aghelo, la gente stava iniziando a giocare in Nidalee. Stanno in io non sono Aghelo. Io sono diamante, sono mid high Elo, cioè non sono Aghelo. E infatti quando ha piccato Nidalee il mio commento spassionato è stato oh no, perché ovviamente no, il problema è che tanto non devi più neanche metterti a fare con la spia, non è che devi essere bravo con gli skill shot, era letteralmente colpisco, premo Q, ingaggio diretto, muore, esplode. Sì. Rek'Sai, caricamento, attacco, statistiche base, oddio, da 26-67 più 100% velocità d'attacco a 20% più 60% velocità d'attacco. Note di attacchi base che deve 5% tempo in meno per l'animazione completa di livello 1. Però era 3%. Tipo che casino questa cosa. Praticamente, sostanzialmente, è più veloce l'animazione del base attack, se ho capito bene. Questa è scritta davvero col culo, ragazzi, non riesco a capirlo. Le belle patch note. Hanno ritoccato l'animazione dei base attack, punto. Diciamo... la mettiamo così perché non ho voglia di andare a approfondire un discorso così complesso. Modifica la fruibilità della Q. Gli attacchi non possono più essere interrotti durante esecuzione, perché si poteva. Ora eseguo una dinamica degli altri attacchi potenziati. Finestra di lancio da 12 a 9, di nuovo questa roba qui, ok. Gli attacchi colpiscono i bersagli circa 33% prima durante l'animazione. Semplicemente mettete prima giù il danno. W, un po' di modifica, una modifica elevata. Ora immersione lancia in aria tutti i mostri grandi a portata, 6 doni, questo è carino. Una modifica non elevata, ora immersione danneggia ma non lancia in aria i bersagli lanciati in aria di recente immuni a immersione. Ok. Ricordiamoci che con l'ultima modifica Rek'Sai può non cappare a OE, se ha più bersagli, quindi è sensata.
Gallerie bug in via di risoluzione. Cosa vuol dire bug in via di risoluzione? Vuol dire che sanno che c'è e non l'hanno messo a posto. Ma non Sai, non ho, scriverlo. non ho, è da tipo quant'è da qua da inizio anno che è buggata, ma No, proprio ok, lo so, ma tantissimo. fai più bella figura a dire non lo sappiamo. Che No, dire lo sanno, lo l'hanno detto. sappiamo, ma non abbiamo idea di come aggiustare. Questo è gravissimo. E questo è grave, il problema è che non è che non lo sanno da molto, lo sanno da inizio anno che è buggato e lo sanno, stanno provando da inizio anno a sbuggarla. È terribile. Cioè, è una roba terribile. Comunque, ridotta la frequenza di un bug per il quale a volte Rexxar non scattava quando attraversava i muri, e questo mi è successo anche a me, terreni occhi aperti per ricerca di altre situazioni in cui il bug dovesse manifestarsi. Ah, no, ok, l'hanno corretto. Durante. No, ridotta la frequenza. Non sanno neanche loro bene allora perché succede. Mi verrebbe a dire. E andiamo avanti. Furia a 100, quindi piena. I danni bonus ora vanno a prendere un 2%. Oh. Sto anche registrando questo problema, scusatemi. I danni bonus va a prendere un 2% che scala in pari. Limite danni bonus ai mostri da 6400. Ok, fa un po' più danni nearly. Aiuta anche il clear. R, velocità del vuoto. I danni 50 flat rank più 5% flat sulla salute mancante del bersaglio. Questo è enorme. Non potete dirmi che volete che la gente lo giochi Bruiser con una modifica del genere. Sì, letteralmente E c'è scritto perché devo giocare Lethality. Bruiser C'è entro scritto dentro ho scelto una Lethality persona. ovunque. Va bene. Senna. Danni di Senna. Vanno ad avere un 10% di scaling in meno con la di bonus. Senna fa male. Punto. È burro. Cioè, se la tocchi si scioglie. Il problema è arrivarci. Il Però deve problema è arrivarci. arrivare a toccarla. La gittata, il rallentamento dato dalla passiva. Pensa che perché Dati usava. questo come support la maggior parte del Vabbè, tempo. quello è un altro discorso. Vabbè. Seraphine è un mini rework. Questo me l'ero spoilerato. È un piccolo spoiler che mi ero fatto. Veloce di movimento 5 in più. Crescita di mana diminuita di 25. Rigenerazione mana aumentata da 1,04 a 1,095. Attacco fisico base da 55 a 50. La passiva viene tolto, il modificatore danni e minion del 300% è stato rimosso. Insensato. E i danni della passiva ora da 5 a 30 passano a 4 a 25 in base al livello in modo lineare, non più ai rank fissi, e perdono un 1% di skilling con la P. Io dico grazie perché non so quante volte ho visto una Seraphine che mettendo un piccolo shield su tre persone, quindi lei e altri due Ricordiamoci che ragazzi. prende carica questo bonus, lo va ad applicare per ogni alleato su cui può scaricare la passiva. È la tua principale fonte di danno, anche se non sembra con Seraphine. Letteralmente mi one shottava. Ma shottare no, ma male sì. Sì, metà vita, La meno Q. del 90% di vita. Velocità proiettile 1200-1300. Sembra una modifica 1100, ma un'animazione 100 più veloce non è male. Ricarica da Q diminuita sensibilmente in early e più alta in late. Ok. Costo in mana diminuito in early e più alto in late, quindi un ribilanciamento. I danni sono più. Prendono 5 flat, che non è tanto. Vediamo che però lo può applicare con. Se ha la passiva up, lo applica più volte. Non è neanche così male. Amplificatore danni massimi in base alla salute mancante da 50 passa a 60. Questa è grossa. Non ha più effetto su un campione, impedisce più ai minion di morire a causa di altri minion in combattimento. Questa è una cosa molto carina perché Seraphine Lane non funziona più. Vedete come va detta? Non la vedete più mid. W, la ricarica. Come sempre, è un ribilanciamento. Più bassa in early, più alta in late. Ma quello che ha aumentato in late l'ho andata a stemperare con la CDR. Costo in mana, stesso principio. No. Va a perdere. No, costa 10 flat in meno. Bene. Lo scudo ora è 10 flat più potente.
e abilità di movimento bonus ora va a perdere un 2% di scaling col potere magico. Era fortissimo il potere come ingaggio. Questo è un buon ribilanciamento intorno al W. Lei è la ricarica più alta praticamente fino al penultimo rank. Costo in mana diventa flat 60 a tutti i livelli, non la si deve più maxare, punto. I danni sono 10, questo invece è il vecchio principio, più 10 in più in early e 10 in meno una volta maxata, e ha uno scaling di 50% con la P. La durata del rallentamento da 1,25 scala col livello, quindi da 1.1 a 1.5. Un secondo e mezzo di slow, ragazzi, è importante. Danni a minion da 100 per 70%. E non si max più la E, punto. Tanto hai abbastanza di quello che hai di flat. La R ha va per il 20% di scaling con la P e va per, dopo primo rank, perde un 10 secondi meno di ricarica a rank. Quindi 160, 130, 100 diventa 160, 140, 120. La spingono support. La spingono support, tra l'altro support non poker ma enchanter. Vedete come va detta. È quasi la fine. Se danni troppo basso lo scaling delle robe che sono... Esatto, registratore. Sivir. Sivir è debole da un bel po'. Sì. E dargli 4 di armatura base gli permette di allenare un po' meglio, ma non risolve i problemi di Sivir. Smolder. Mi aspetto un nerf. Ma non sarà così. Terzo potenziamento. Danni puri bonus. Da 6.5 assoluta massima del bersaglio è 2% di attacco fisico bonus più 1% potere magico più 0.8 cariche draconiche della assoluta massima del bersaglio. Ragazzi, è una troiata, è un'abilità che si attiva in late, il terzo potenziamento. Quindi ok che 2% non è più un valore flat della salute massima del bersaglio. Questo è per togliere quella, una build che era uscita, che era Smolder Tank. Sì, no. ok, ma se lo buildi a P o se lo buildi a D, è devastante questa roba. Ok, non lo puoi più fare tank perché hai quello 0.8 che prima di renderlo un 6.5, ok. Sti cazzi. Beh, lei, numero di dardi, a 5.10 passa 5 più 1 ogni 50 cariche di... A quant'è che si evolve 2.25, eh? Sì, 2.25. Ok, quindi no. Sono una volta comunque, sì, ancora comunque late, no, diventano 9. Per farne di nuovo 10 sono molto meno. 2.50, ok. Questo non cambia un cazzo, anzi è un nerf tutto tondo. La R, mamma mia, è stata bannata. I danni della R ora vanno perdono 25, 50, 75, quindi 25 rank. Bilanciamento ideale moltiplicatore hanno aumentato dal 30 passa al 50, che gli hanno tolto danno flat. L'autoguarigione ora va a perdere un 10, 25 e 40. Strano ribilanciamento che hanno fatto. Va a perdere gli viene dato un 50% di scaling con attacco fisico bonus, sempre per la questione del tank. Sì. Ragazzi, è un buff. Sì, a parte la W nerf, ok? Ma il resto è un buff al kit. Per un campione che vuole scalare, gli hai dato uno scaling, più scaling. Poi, sì, è sempre il discorso, deve arrivare late, ma se arriva a 25-30 minuti che ha le stack. Porca puttana! Più che altro gli hai dato letteralmente, hai pulito un attimo il suo kit, perché prima funzionava, dovevi andare tipo una mezzo ibrido per farlo funzionare se volevi con le ora, stesse, ora oppure andavi tank. Ora vai a D flat, a D flat, buona. TF, velocità della E, della passiva, da 10 a 60 passa da 10 a 50, me lo aspettavo. Danni bonus di quando avete la terza carta, va a perdere... Dal 75 passa al 20% di scaling con la D. Indovinate perché TFDC poteva essere vagamente forte? Detto a prima di... Cioè, il fatto che
un giocatore che ha un po' di esperienza lo legge e le cose le dice prima, le vede prima. Come possono loro non rendersene conto che certe modifiche rompono qualcosa? Bruciare il movimento bonus, non so perché ho letto clown da qualche parte, non chiedetemi perché, è la mia testa. La passiva da 45 passa 30. E non cambi durante la ulti, grazie, perché letteralmente Vayne, se vi voleva dare la caccia... Vayne top lane, signori, solo Vayne top lane, ho visto questa patch passate. Sì, questo la rallenta. La Q ora è tra l'altro una ricarica molto più lunga, da 4 a 2 passa da 6 a 2. Good. Veigar, vengono modificati gli scaling, ha uno scaling del 5% in più sulla P, un campione da late, ma tanto il late vicino lui va un shot lo stesso. Ecco, questo è più interessante, 20 flat che poi diventano 10, che poi va in pari, quindi in ed avere più spesso la R è croccante. Bello, bello, questo mi piace. Vex, noia dolore. Danni e dolore dell'esplosione della passiva. Ora da 30 a 140 passano a 40 a 150 e va a perdere un 5% di scaling in più. Vex non è più un campione popolare, ma secondo me è un campione che ha... Sai cos'è? Ci sono campioni, come succede poi spesso, che fanno il suo lavoro meglio. Quindi è più perché non è né un assassino, né un mage, perché non hai range da mage. Dovrebbe essere un mago da sbarramento, ma la cittata non è proprio ottimale. E le spell non sono proprio da sbarramento, quindi il metodo giusto con cui giochi Vex è cercare il poke più possibile con un basso all-in a modo assassino. Tant'è che la giochi Electro, non la giochi Comet, non la giochi altre cose. Lei uccide unità con nero potere, ora rimborsa la passiva noia e dolore. Figo. Quante volte si ammazza effettivamente uno con lei non lo so. Ecco quei cosi con i minion. Ah, le unità, oh no, ok, pensavo solo campione mostro, no, anche minion, no, cazzo, no, allora... È per darti appunto la cosa... Sì, il fatto che in realtà però lei tu non la usi per abbassare la wave e fermarla o di Q o sfruttando la passiva, plic, 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 andando a mangiare. Boh, è un bilanciamento che secondo me non risolve i problemi, messo giù così. Wukong, numero massimo di carica della passiva da 10 passa 5, grazie. Penso che ah, vabbè. No, l'ha messa più facile da applicare. Sì, praticamente... Tasso di diminuzione delle cariche tutte insieme, una alla volta, ok. Quindi man mano che le prendete si applicano. È un buff, in realtà. È un buff. Sì, ma tanto... Cioè, io non l'ho visto giocato Wukong. Io l'ho giocato a DC, oltretutto, perché mi ho sbagliato a piccare. E in realtà è più forte di quello che credi, eh. Passiva, chiarate tutti per indicare che sono gli erranti nella rabbia e subiscono danni ridotti ai mostri. Non serviva. Lei, danni bonus maledetti per 8 attacchi dal 30 passa 20%. Oh, questo è un nerf. Da 20-30% si sente tanto su ogni cancherino. La R, armatura resistente della maiden da 10-50 passa 30-90. La Vergine non riduce più del 50% i danni ad area. Questo male. Bug risolto, i danni da 1-2-3% a sotto massa. La Vergine non ignora più evasione della V di Shen. Bug che potevate mettere sotto. Specificarlo qui è molto specifico. Zac è attualmente fortissimo. Viene aumentato di 5 nearly per ribilanciarlo poi in 15 meno in late. La W, lo scaling ora però ha doppio scaling percentuale, cazzo. No, non c'è nessun cambio. No, avevo letto male io un'informazione. Ok, oggetti da support, no. Mi aspettavo dei nerf, vediamo. Ricarica da 20 a 18 secondi, durata rallentamento 1,5 a 2 secondi. Forza rallentamento a 50-60, non lo picca nessuno questo. Plasma Sony, io questo uso tanto. Riduzione danni buona blu da 140 a 75-225, l'hanno da livello tratto 6-18, quindi hanno nerfato pesantemente. Danni bonus da bolla viola a 50-170, se arrivate in lente più efficace e lì lo prendete nel culo. Vedete come va detto?
Ed è interesting. Fulcro dei Jedi costa 100 gold in più. L'armatura 75 per 65. È sempre quell'item evergreen che quando c'è qualcuno che monta attack speed lo counteri. Cuore d'acciaio, danni bonus di attivazione, ora da 100 più 10 salute bonus degli oggetti a 80 più 12%, ok. Funziona peggio in early, meglio in late, ed è il senso di quest'item. Potenziamento di Orna applica lo stesso principio. Slitta del solstizio, altro item che ho visto praticamente mai giocato. La ricarica però viene aumentata di 10 secondi, a salute bonus da 7% a salute massima passa a 5230, velocità di movimento bonus da 30 a 25, è un nerf. Forse allora io l'ho interpretato male, se c'è la necessità di nerfarlo. Era letteralmente l'item che usava Maokai e soltanto Maokai. Ok, perché non mi ricordo infatti altri che lo usassero. Lancia i Shojin, ora l'abilità conferisce una carica per slancio fino a una seconda per l'abilità che infligge danni e tempo. Grazie Twitch. Letteralmente hanno buffato con questa. È terribile. L'item che ti dà danno percentuale, uno degli unici item che adesso ti dà danno percentuale. Ragazzi, ma se voi prendete bruciare sulle rune lo applicate in automatico. Ok, danni ai passivi dei campioni dovrebbe più conferire cariche di volontà di ferro. Grazie al cazzo! Prendete bruciare sulle rune se volete fare la Shojin. Titolo buildava no. No, Titolo aveva bisogno di tutt'altro ed è già abbastanza forte con gli item che adesso. Se voi prendete malignità, gli Andri, volendo anche gli Uden. Cioè uno prende un fungo e si piglia tante di quelle botte nei denti. E Gide del Sole, salute bonus che passa 500, immolazione, danni base a 12 e 15. Sapete perché? Perché gli altri item fatti sulla Sunfire funzionano meglio. Oggetti persistenti basati sul potere, la Lich Bane, ora scala con un 5% in meno della P. Letteralmente era l'item prepiccato da tutti. Era il primo item Victor. Su... Sì, chiunque si scaricasse con questa semplicità. Idali, Victor. Sì, sì. Evelyn. Apice della tempesta, velocità di movimento bonus da 5 all'8%. Ascoltate le mie parole di uno che gioca a sto gioco da 14 anni. Quest'item è sbagliato. Ah, mi dà lo stesso vibe che mi dava all'epoca, per quanto funzioni diversamente, nel Deathfire Grasp. E chi ha buon intenditore... Non so come cazzo si dice. Chi vuole intendere... Buon intenditore, poche parole. Esatto, grazie. Vedi, ci vuole la Velux. Protobelt, da 2005 passo 2006, potere magico da 60-70. Per 100 gold in più è un'ottima modifica. Bilanciamento Aran non lo guarderò. Bug non li guarderò. Sono già disponibili, adesso che c'è in marzo verrà caricata probabilmente domani che il 7 la patch. Project GP, Project Jax e Project Nafiri. Con relative croma. Ragazzi, vi ringrazio per avermi seguito, adesso continueremo in live. Per chiunque la recupererà su YouTube, vi ricordo che sotto trovate tutti i social per seguirmi, soprattutto Telegram per quando vado in live. Signori, grazie per avermi seguito, sei tu, Nedenzia.